In un orfanotrofio a Londra, quando la direttrice va a chiudere la porta, vede una rivista a terra. Così la prende, ma dimentica di chiudere a chiave la porta. Una bambina, Sophie, si nasconde sotto la coperta sulle scale e aspetta che la direttrice vada nella sua stanza prima di andare a chiudere a chiave la porta. Dopo averla chiusa, si avvicina all'orologio e sposta la lancetta sulle 3 del mattino. Poi va alla scrivania della direttrice per sistemare la posta, ma improvvisamente sente un rumore e va a controllare. Fuori, Sophie vede degli uomini ubriachi, così le rimprovera e dice che chiamerà la polizia se non se ne vanno. Poi spegne il lampione e chiude le finestre mentre gli uomini se ne vanno. Quando Sophie torna nella stanza c'è un'ombra strana che Sophie non vede. Nel letto Sophie continua a leggere il suo libro. Poco dopo sente la direttrice che si avvicina alla stanza, quindi spegne la torcia per non essere scoperta. Quando se ne va Sophie riprende a leggere ma sente un rumore che la spaventa, così va alla finestra per controllare. Ma si rende conto che sono solo i gatti che giocano. Mentre Sophie guarda i gatti vede una mano gigante che prende il bidone della spazzatura. Sophie guarda il gigante negli occhi poi corre a nascondersi. Ma improvvisamente il gigante infila la mano nella finestra e la rapisce con la coperta e il libro. Attraversando Londra, Sophie avvolta nella coperta e vede i trucchi che il gigante usa per non farsi vedere dagli umani. Il gigante va verso la campagna, fino ad arrivare ai paesi dei giganti e poi in una grotta che sembra la sua casa. Il gigante appende Sophie a un albero e taglia uno strano ortaggio chiamato Snowscuber per prepararsi la cena. Sophie salta fuori dalla coperta e cerca di scappare. Ha difficoltà ad aprire la finestra, dato le sue dimensioni minuscole, ma alla fine ci riesce. Calcia un ditale e si tuffa a prenderlo. Il gigante non la sente fino a quando non fa cadere gli strumenti da cucito, allertandolo. Il gigante le dice che non può andarsene senza le ali. Sophie poi le chiede dove si trova e lui le dice che si trova nel paese dei giganti, ma Sophie non crede che esista un posto del genere. All'improvviso sente altri giganti. Sophie si spaventa e supplica al gigante di non mangiarla, ma il gigante le dice che lo mangia gli umani. Sophie poi lo informa che l'ha portata via senza consenso e il gigante risponde che sicuramente i suoi genitori sono preoccupati. Ma Sophie gli dice che l'ha portata via dall'orfanotrofio, che odia perché la direttrice ha molte regole e punizioni severe. Il gigante le restituisce gli occhiali e Sophie gli chiede se gli altri giganti sono gentili come lui. Ma il gigante risponde che gli altri mangiano gli umani. Il gigante poi spiega che l'ha rapita per non farle dire a nessuno che aveva visto un gigante. Ma Sophie gli promette che non lo dirà a nessuno, anche se il gigante non le crede e le dice che trascorrerà la sua vita lì. Poi le mette la coperta e la mette nel nido del corvo, ricordandole ai giganti mangiatori di uomini se cerca di scappare. Sophie poi vede un oggetto luminoso in un contenitore e le chiede cos'è e il gigante risponde che sono sogni. Sophie gli dice che lei non riesce a dormire, così lui inizia a leggere il libro, sorprendendola. Sophie alla fine si addormenta. Il gigante va in una stanza dove ha intrappolato tutti i sogni e gioca con alcuni contenitori. Sophie si sveglia e scappa attraverso la finestra, fuori dalla caverna, ma viene fermata da un gigante che cerca di mangiarla. Vede il suo amico gigante e la supplica di aiutarla, ma lui chiude la porta e lei viene mangiata dal gigante. In quel momento si sveglia rendendosi conto che era tutto un sogno. Così ipotizza che è stato il gigante e gli dice che non doveva essere così spaventoso. Il gigante poi le ricorda ancora una volta che può essere catturata se gli altri giganti la vedono. Poi un altro gigante, Flashlamp Peter, entra in casa e le chiede con chi sta parlando mentre Sophie si nasconde. Flashlamp Peter dice che una scheggia vuole essere curato. Nel frattempo, Flashlamp Peter sente un profumo e chiede al gigante se è un nuovo animale domestico. Il gigante cerca di distrarlo mentre Sophie salta nello Snowscuber sul tavolo a loro insaputa. Flashlamp Peter inizia ad annusare intorno al tavolo, fino a quando il gigante gli offre la verdura per distrarlo. Ma mentre Flashlamp Peter cerca di dare un morso, il gigante vede le gambe di Sophie che escono dalla verdura. Allora per fermarlo gli ricorda che lui piace mangiare umani e non le verdure. Il gigante così lancia lo Snowscuber a terra e cerca di calpestarlo, ma viene distratto. Alla fine se ne va, dopo aver preso il Frog Scuttle. Il gigante prende la verdura e la mette sul tavolo permettendo a Sophie di strisciare fuori. Le dà le mani e Sophie salta su. Il gigante poi la porta nel posto segreto dove conserva i sogni. L'aiuta a lavarsi e poi le dà dei vestiti. Poi la porta tra i palmi delle mani e va nella stanza dove Sophie gli chiede cosa fa. Il gigante le dice che è un segreto, ma Sophie lo convince a rivelarglielo. Il gigante le dice che cattura i sogni e le mette in uno spazio cavo di un albero che ha creato appositamente per lei e Sophie gli chiede di portarla lì, ma il gigante rifiuta. Sophie gli dice che se rimane in casa verrà mangiata comunque e dopo vari tentativi lo convince. Fuori il gigante le dice che devono superare giganti addormentati senza essere catturati. Ma alla fine viene catturato da Flashlamp Tyr. Sophie cade e va a nascondersi in un'auto lasciando cadere la coperta. Nel frattempo gli altri giganti trasformano l'amico di Sophie in un pallone e lo lanciano in giro. Poi prendono delle auto inclusa quella dove sta Sophie. L'auto dove sta Sophie viene trasformata in pattini mentre il suo amico viene messo su un'altra auto poi lo lanciano verso il pattinatore. Sophie sa che si schianteranno, così allontana il veicolo dall'altro. I giganti si divertono finché non inizia a piovere. Si riparano, permettendo al gigante di riprendere Sophie e andarsene. Dopo che se ne sono andati, uno dei giganti trova la coperta di Sophie e dopo averla annusata si rendono conto che c'è un essere umano.
Sophie e il gigante poi attraversano un ammasso di nuvole e arrivano in un paese da sogno dove è già notte. Il gigante poi dice a Sophie che riesce a sentire ciò che le stelle, le piante e gli animali si dicono grazie alle sue grandi orecchie. Il gigante le dice che veniva chiamato il grande gigante gentile, poi si tuffa in un lago e le chiede di entrare. Quando escono dal lago sono completamente asciutti. Ora sono nel paese dove il gigante cattura i sogni. Ma c'è un sogno che non riesce a catturare. Sophie lo aiuta e alla fine riescono a prenderlo. Lui poi le permette di metterlo nel barattolo. Il sogno disegna il volto di Sophie. Poi lo incoraggia a catturare altri sogni. Sophie entra in contatto con un sogno rosso che il gigante le porta via dicendole che è un incubo. Sophie gli chiede cosa dice l'incubo e il gigante le dice: guarda cosa hai fatto, non ci sarà perdono. Il grande gigante amichevole scompare spaventando Sophie. Il gigante ha lasciato il lago, poi si avvicina e la tira fuori. Mentre escono, Sophie decide di chiamarlo i GGG. Poi vanno a Londra, dove il gigante distribuisce i sogni nelle case. Chiede consiglio a Sophie sul dare un incubo a un sogno, ma Sophie gli dice di rendere tutti felici. Così il GGG distribuisce bei sogni. Le dice anche che può sentire il cuore dei bambini, compreso il suo. Quando il GGG e Sophie lasciano Londra, si accorgono che anche altri giganti stanno lasciando Londra. A quanto pare hanno rapito e mangiato esseri umani. Sophie poi chiede la sua coperta e ricorda che l'ha lasciata al paese dei giganti, preoccupando il GGG. Improvvisamente Sophie si sveglia dal suo sonno davanti all'orfanotrofio. Si è addormentata e chiede al GGG perché le sta regalando un sogno. Le urla, finché lui non esce, le dice che ha lasciato la coperta nel paese dei giganti e gli altri sanno che era lì. Lui le dice che non è più sicuro con lui, ma lei non è d'accordo. GGG le racconta del ragazzo che possedeva la giacca che indossa. Dice che il ragazzo l'ha visto mentre lavorava e l'ha portato nel paese dei giganti. GGG le dice che gli altri giganti l'hanno trovato e l'hanno aggredito e lui si sente in colpa. Sophie lo segue e gli dice che non ha paura, ma lui se ne va. Sophie torna nella sua stanza e dice a GGG che può sentire anche i suoni più deboli. Poi va sul balcone e dice che può sentire la sua presenza. Così salta dal balcone, ma il gigante la salva. Tornano nel paese dei giganti mentre Flash Lamter osserva ed entrano a casa. Sophie dice che hanno bisogno di un piano e sente Flash Lamter che entra nel laboratorio. Flash Lamter entra con gli altri giganti e mostra a GGG la coperta di Sophie. I giganti annusano la coperta e cercano Sophie, distruggendo il laboratorio. GGG cerca di fermarli e dice che i giganti erano pacifici, ma Flash Lamter risponde che quei giorni sono passati. Sophie si muove per il laboratorio mentre i giganti la cercano. Poi va in una stanza sull'albero del ragazzo che era rimasto con GGG. Flash Lamter cerca nella stanza e GGG si arrabbia. Così prende un bastone di metallo incandescente e insegue i giganti. Flash Lamter prende il bastone, ma GGG prende un secchio d'acqua e lo usa per cacciarlo fuori, definendolo un insulto ai giganti. Sophie vede una foto della regina nella stanza del ragazzo e le viene un'idea. Nel frattempo GGG gira per il laboratorio mentre Sophie mette la giacca sul letto. Mentre GGG parla da solo, Sophie gli dice che ha un piano. Gli dice di andare dalla regina e chiedere il suo aiuto. Così lavorano con suoni non danneggiati per poi darne uno alla regina. GGG tira fuori un incubo e lo mescola con diversi suoni citati da Sophie. Mescola anche un pezzo di se stesso e di Sophie nel sogno. Lo mette in un barattolo e Sophie gli dice che apparirà davanti alla finestra della regina e le dirà che è il suo umile servitore. Il GGG rifiuta, ma poi si camuffano come statue a Buckingham Palace. Mentre camminano, il GGG ascolta il respiro di tutti per sapere dove è la regina. Arrivano nella sua stanza e lui apre la finestra. Il GGG usa la sua tromba speciale per mettere l'incubo nella stanza della regina. Sogna i giganti, si sveglia scioccata la mattina dopo. Mary, la cameriera della regina, entra nella stanza e la regina dice che ha fatto un incubo. Il signor Tibbs, il maggiordomo della regina, entra con la sua colazione, schiocca le dita e i cani corrono fuori dalla stanza. La regina dice che ha sognato i giganti mangiatori di uomini che rapivano i bambini e li mangiavano. Mary legge il giornale e si accorge che i bambini stanno scomparendo. La regina non riesce a credere a quello che stanno facendo i giganti e ordina a Mary di tirare le tende. Lì vedono Sophie. La regina dice che l'ha sognata e Sophie dice che il GGG, che lei considera il suo migliore amico, si nasconde nel giardino. Il signor Tibbs ordina alle guardie di stare attenti, ma la regina ricorda il suo incubo e sa che Sophie e GGG hanno bisogno del suo aiuto. GGG esce dagli alberi e Sophie le ricorda la sua promessa di non fargli del male. Così il signor Tibbs ordina alle guardie di ritirarsi. GGG va alla finestra della regina e le dice che è un suo servitore. La regina poi contatta diverse persone mentre Mary veste Sophie. Entra nella sala da pranzo con Sophie mentre un maggiordomo porta GGG nell'edificio. Si preparano a mangiare e GGG si siede su una sedia messa su un pianoforte. I maggiordomi usano una scala per raggiungere il tavolo gigante. Quando il gigante assaggia il cibo, dice che lo mangerà più Snow Scumbers. Poi gli danno il caffè, ma lo sputa perché non gli piace. Il signor Tibbs poi dice alla regina che sono arrivati i generali. Gli dice che hanno solo una possibilità di entrare nel paese gigante. Danno una mappa a GGG e gli chiedono dov'è il paese. Ma il gigante risponde che non c'è sulla mappa e gli versa il Frap Scottle. La regina si alza e dice che andranno nel paese dei giganti. GGG scappa da Londra e gli elicotteri la seguono. Entra nell'ammasso di nuvole, il radar dell'elicottero funziona male quando entrano. Superano le nuvole e aspettano che GGG e Sophie entrino a casa. Sophie chiede a GGG se ha un piano e lui prende l'incubo che lei ha catturato.
Dice che lo userà sugli altri giganti e che se funzionerà si sveleranno con rimorso per tutto quello che hanno fatto. Sophie vede il suo sogno in un barattolo con sopra scritto il desiderio di un cuore. Si siedono fuori mentre i giganti dormono e le chiede del suo sogno. Le dice che ci sarà molto successo e un po' di disperazione nella sua vita, ricorda sempre le sue buone azioni. Lei gli chiede se sarà ancora in grado di sentirla e lui le ricorda le sue orecchie giganti. Sophie gli tiene il mignolo e gli dice che è ora. GGG si accorge che ha lasciato la sua tromba nel palazzo e Sophie prende l'incubo. Corre dai giganti addormentati e Flash Lamptire si sveglia mentre cerca di aprire il barattolo. Rompe il barattolo e l'incubo entrano nei giganti, facendoli spaventare il risveglio. Flash Lamptire però impedisce all'incubo di entrare e cerca di colpire Sophie, ma GGG lo ferma. Prende GGG e cerca di colpirlo, ma arriva l'esercito. L'esercito cattura i giganti mentre Sophie corre per evitare di essere colpita. GGG la prende mentre Flash Lamptire si avvicina a lei e viene portato via. Sophie racconta che portano i giganti su un'isola isolata e li lasciano cadere nell'acqua prima dell'isola. Lasciano poi Snoop Scumber e Sammy come unico cibo per il gigante. Sophie viene adottata da Mary e lei la sveglia. Le dice che ha fatto un sogno in cui ha visto GGG che è saltato via. Ha visto il suo bellissimo giardino all'interno della casa dove cucinava uno stufato migliore. Dice che gli parla quando è sola perché lui ascolta sempre. Lei gli manda il buongiorno e GGG lo sente da casa sua e sorride. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.